Evani, Rizzitelli. Rizzitelli per Evani, penetra da sinistra Evani, effettua in traversione, c'è Virdic, ed è gol, gol di Pietro Paolo Virdic sul traversone di Evani, gol in combinazione fra i due milanisti nella prima azione della ripresa, al quinto. Abbiamo segnato e vedete l'esultanza dei tifosi italiani, Virdic 1-0 per l'Italia. Splendida azione da parte dei nostri con il traversone di Evani, ecco che rivediamo e osservate Virdic come anticipa secco, mette all'avversario e sfiora il pallone di quel tanto che basta mettere fuori causa il portiere Carine, splendido. Rivediamo ancora il traversone di Evani, il colpo di testa di Virdic, il gol, ancora Azzurri, attenzione, c'è il tiro dalla lunga distanza in diretta, interminabile ripresa, conduciamo per 1-0 sull'Unione Sovietica, siamo andati vicinissimi al raddoppio, palla intanto ancora per Jarovenko, pallonetto in profondità, sfiora Liuti, Trambati, la porta è vuota, Dobrovolski, gol. Abbiamo commesso una ingenuità, la palla forse poteva essere di Tacconi, siamo al 33esimo e Dobrovolski ha portato le sorti della partita in parità, ho avuto l'impressione che per un attimo Tacconi potesse impadronirsi del pallone e invece ecco che rivediamo, vedete ma qui siamo già nella fase finale dell'azione che ha portato i sovietici al pareggio, ancora con Dobrovolski. Vedete che tenta disperatamente di andare al recupero il giocatore Carobbi e il pallone che proprio passa sotto il corpo di Desideri. Non bisogna buttarla via, Kecashvili indirizza su Dobrovolski, attenzione, Dobrovolski è un gran tiratore, da fuori tiro e gol. E ha segnato l'Unione Sovietica con Narbekovas. Tiro e gol di Narbekovas, purtroppo dopo appena due minuti del primo tempo supplementare, Narbekovas porta in vantaggio l'Unione Sovietica e siamo ora sotto di un gol, 1-2. Narbekovas. Ecco il tiro che lascia immobile Tacconi. Vedete Savicev che con la punta del piede riesce a smarcare il compagno, il quale lascia esplodere un sinistro a pelo d'erba molto forte che si infila sull'angolino opposto. Carnevale. Dobrovolski, ottima giocata. Attenzione, arriva Mikhailichenko dall'altra parte, ecco il suggerimento per Mikhailichenko. Mikhailichenko, Tacconi e Mikhailichenko con una grande giocata mette dentro, è bellissima. L'azione, gol implacabile del miglior giocatore in campo, Mikhailichenko, al primo minuto del secondo tempo supplementare, Mikhailichenko segna il 3-1 per l'Unione Sovietica e probabilmente ci condanna in modo definitivo. E vedete Mikhailichenko, che era partito di gran carriera dalla propria metà campo, si infila sulla sinistra, vedete, fa tuffare Tacconi, va in posizione molto angolata e da lì riesce a mettere dentro e bisogna riconoscere che è un gran gol. Desideri per Carnevale, Virdic che dà Iachini, il quale chiama in avanti anche Brambati, Iachini, traversone, ribattuto, Carobbi, tutti i sovietici sono all'indietro, Crippa, parte il cross, sfiora Virdic, Carnevale, tiro e gol di Carnevale, segna Carnevale, ma ormai siamo agli sgoccioli, manca poco più di un minuto, rete di Carnevale e siamo sul 3-2. Così anche il risultato assume una dimensione meno pesante per gli azzurri, vedete Carnevale che arresta di petto sul tocco di testa di Virdic e scaraventa in gol. Ecco ancora l'azione, avete visto la deviazione di Virdic, Carnevale che si coordina e con il sinistro batte Carine.